Un albero per ogni nato è un'iniziativa che il Comune di Castellabate realizza per dare il benvenuto ufficiale ai bambini che sono venuti al mondo nell'anno precedente. In questa edizione dell'evento sono stati accolti ufficialmente nella comunità 76 bambini nati nel 2017. Ai genitori di ciascun bebè è stata assegnata una pianticella di cui prendersi cura, mentre la BCC dei Comuni Cilentani ha donato alle famiglie dei bimbi un libretto di risparmio a nome del piccolo con una cifra simbolica. È la testimonianza di come la comunità di Castellabate cresce, 76 nuovi nati e anche in controtendenza un po' a quello che è il dato nazionale di calo demografico, calo delle nascite, e per fortuna qui da noi è il segnale di una comunità viva che cresce, dinamica, anche le nascite testimoniano questo aspetto. Poi è importante perché insomma dare questo momento alle famiglie, ai nuovi nati, è un po' quello che insomma bisognerebbe fare. Si parla tanto di servizi, di assistenza, di welfare alle famiglie, alle mamme. Ho ricordato prima l'asilo nido, che per la prima volta a Castellabate abbiamo un asilo nido per i bambini fino a 36 mesi. Ho ricordato la mensa scolastica, quest'anno anche con la mensa scolastica abbiamo avuto veramente un grande risultato in termini di qualità, di erogazione di servizi proprio per l'infanzia. E quindi continuiamo in questa direzione, partiremo con una ludoteca e quindi stiamo lavorando in questa direzione proprio perché l'importanza di questo segmento, l'importanza delle famiglie, l'importanza del nucleo centrale della nostra società che sono le famiglie, senza dimenticare i nonni che erano tantissimi quest'oggi qui nel parco di Villa Matarazzo, che sono comunque il pilastro fondamentale del nucleo delle nostre famiglie. È stata una bellissima manifestazione anche quest'anno, siamo felici insomma del risultato di questa manifestazione che ogni anno conferma la presenza di tanti bambini e genitori che sono pronti a ricevere questa pianta, segno simbolico. L'area verde di Villa Matarazzo per il secondo anno viene scelta come location per questo evento e sì, abbiamo pensato chiaramente al divertimento dei più piccoli e quindi abbiamo richiesto la collaborazione appunto di animatrici al fine di garantire appunto una bella riuscita ed un momento di festa per i più piccoli.